Radio Radicale, siamo col senatore Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia per parlare un po' di quello che è successo oggi al Senato. Allora, che impressione ha avuto di questa informativa del premier Giuseppe Conte? Insomma, uno spettacolo non insolito dove vediamo che il Premier, che ha la fiducia del gruppo di tutto il governo, ma anche del gruppo del Movimento 5 Stelle, è in qualche Soprattutto. modo, soprattutto di quello del Movimento 5 Stelle, che abbandona in qualche modo l'aula durante Il gruppo. l'informativa del Sì, te lo gruppo. dico io, dai, che se no hai fatto confusione. Sì. 5 Stelle, prima ancora che cominciasse a parlare il Presidente del Consiglio, da loro voluto e indicato anche alla Lega che ha accettato come Presidente, è uscita dall'aula, tranne un gruppo ristretto che è rimasto ad onor di firma. E probabilmente, come hanno dichiarato dopo loro stessi, per protesta contro l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che ha detto la TAV bisogna farla perché se non la si fa vuol dire che ci costa ancora di più. Allora, cos'è che mi ha colpito? Non la diversità di opinioni è capitato, ma non era mai capitato che mentre parla il Presidente del Consiglio, il suo, non la maggioranza, il suo partito addirittura di riferimento, lo contestasse togliendogli non solo la fiducia ma anche il rispetto uscendo dall'aula. E ancor di più mi ha meravigliato che una cosa del genere, che qualche anno fa sarebbe stata, non dico clamorosa, di più, sarebbe stata da trasmissione di TG speciale, ecco. E sì, non è che non ne parleranno i giornali, ne parleranno, gli daranno rilievo, ma alla fine scivolerà come acqua su un impermeabile. Cioè, ormai evidentemente questo governo e questa maggioranza da contratto ci ha abituato a tutto, anche al fatto che il Presidente del Consiglio non solo non abbia la fiducia degli italiani che non l'hanno eletto, non solo non abbia la fiducia degli elettori dei suoi partiti che non l'hanno candidato, ma non abbia neanche la fiducia del partito che lo ha indicato, mentre va a parlare per in qualche modo fare un dispetto a Salvini, che invece non andava. Quindi una cosa del genere, da che mondo è mondo, comporterebbe la condanna di questo governo che un minuto dopo, fino a qualche anno fa, se ne sarebbe andato perché era certificata la inesistenza della maggioranza. Qui vedrete che domani diranno che non è successo poi niente. Quindi lei pensa che comunque questa vicenda in qualche modo renderà più forte Salvini, ma si chiede anche che cosa è diventato in realtà Conte? No, non so se renda più forte Salvini, rende più ridicolo il governo. Questo è il dato. Cioè un governo che rimane come se niente fosse, abbarbicato alle poltrone, nonostante vistosamente, plasticamente, con assoluta mancanza di scelta non solo politica ma anche di rispetto, che se ne va mentre parla il Presidente del Consiglio, è un governo che non esiste, quindi è ridicolo che una situazione del genere possa continuare a perpetuarsi. Non so chi renda più forte o più debole, sicuramente rende più debole l'Italia. Si aspetta una resa dei conti sulla TAV prima delle vacanze? Io dico che questi non se ne andranno dal governo, non ci saranno resa dei conti. C'è Conti, ma non c'è la resa. Bene, la ringrazio Ignazio La Russa. Niente buono, questo è il cardinale.